Ciao, sono Anna e sono una specialista in Diva. Soffri per caso di un dolore alla spalla? Seguimi perché ti farò capire qual è il tuo problema alla spalla e perché trattarlo con in Diva fascia. Cos'è la spalla e perché puoi avere un dolore di spalla? In modo particolare andremo a vedere le tendinopatie di spalla. Valeria, mi fai vedere il manichino? Molto probabilmente, se stai soffrendo di una tendinopatia di spalla, avrai il dolore in questa zona qui, che sarebbe la zona del tendine del sovraspinato, perché è il tendine che più comunemente, il sovraspinato è questo muscolo qui, che va sopra la scapola e si inserisce sull'omero, quindi avrai dolore in questa zona qui. Questo è il tendine che più comunemente va in sofferenza nella spalla, perché si ha una risalita dell'omero, perché la muscolatura è contratta e quindi porta sull'omero, e va a schiacciare questo tendine qui, che come vedi passa sotto la scapola. Quindi il tendine costantemente va in sofferenza. Quindi se stiamo parlando di una tendinopatia, molto probabilmente il tuo dolore sarà percepito come superficiale in questa zona qui e avrai una limitazione di movimento dopo i 90 gradi. Che cos'è Indiba e perché ci aiuta in questo ambito? Grazie Valeria. Indiba è una tecnologia molto utilizzata in fisioterapia ed è una tecnologia che ci permette di avere un grosso razionale biologico e quindi di trattare tutte le strutture lese. Normalmente, probabilmente la conoscerai come una terapia termica, in realtà non è solo una terapia termica, non dà solo temperatura, ma abbiamo degli ottimi risultati anche in assenza di temperatura, come la guarigione tissutale, l'effetto antidolorifico, la riduzione dell'infiammazione. È un effetto di drenaggio, quindi andiamo a sgonfiare le zone anatomiche. Invece la possibilità termica mi permette di rilassare le contratture muscolari, di portare a più sangue alla mia zona lesa e eventualmente di elasticizzare le zone di mio interesse. Che cos'è la fascia? Perché ti ho parlato di Indiba fascia? La fascia, è una rete connettiva che connette tutto il nostro corpo. Io la immagino come un film, una pellicola che avvolge tutto il nostro corpo. Quindi è un'unione di continuo, mette in relazione tutte le parti anatomiche del nostro corpo, i nostri organi, i nostri muscoli, li avvolge e tutto li organizza e li separa. Ha un'azione molto importante perché l'adeguata funzione della fascia permette che tu abbia una buona mobilità e non abbia restrizioni di movimento, perché il fatto che tu funzioni e che il tuo braccio si muova è necessario che la fascia scivoli, non ci siano posizioni di aderenza. Immagina per esempio che questa sia la fascia, o la mia maglietta rappresenti la fascia. Se io ho una restrizione, ho che il mio tessuto verrà stirato a distanza. Ecco perché probabilmente un fisioterapista di fascia dovrà lavorare su questa aderenza per rilassare tessuti distanti. Quindi, se per esempio hai una lombalgia, probabilmente il tuo fisioterapista lavorerà sulla spalla, ma perché la fascia, essendo un discorso di continuità, può essere che la tua restrizione di movimento sia lontana dalla zona di trattamento. Quindi, quali sono i tools di fascia che associamo alla nostra terapia tecnologia Indiba? Sono questi qui, abbiamo differenti tools che ci permettono di lavorare meglio su differenti zone anatomiche. Abbiamo per esempio questo elettrodo qui che ci permette per esempio di lavorare strutture più grandi. Per esempio possiamo lavorare sulla nostra fascia quadricipitale, che è una zona un po' più ampia per esempio rispetto a un braccio. Quindi, con questa mobilità noi possiamo lavorare sulla fascia quadricipitale. L'elettrodo lo posso usare in tutte le sue diciamo dimensioni, quindi sia nella parte concava sia nella parte convessa, e se eventualmente voglio fare un lavoro più puntuale posso lavorare sulla convessità più piccola. Quindi se ho uno spot doloroso nel mio quadricipite lavorerò con la convessità più piccola, mentre lavorando con questa parte qui sarò un po' più profondo nel tessuto e più aggressivo nel tessuto. Vediamo l'altro tools, che è questo qui. Questo, per esempio, mi permette di lavorare delle zone anatomiche più piccole, quali per esempio il mio braccio. Quindi posso lavorare tutta la fascia brachiale in tutte le sue dimensioni, quindi sia dalla parte concava sia dalla parte convessa. Con la parte convessa sarà un po' più provocativo sul mio tessuto. La parte invece, la convessità più piccola, mi permette di lavorare dei punti di aderenza, che per esempio se ho un'epicondilite mi metto sull'epicondilo e lavoro meglio la restrizione tendinea.
La stessa cosa la posso fare con il terzo tool che mi permette, anche qui, di lavorare in maniera puntiforme su punti di aderenze o su spot algici. Quindi, riprendendo il nostro esempio del gomito, mi metto sulla mia fascia tendinea e lavoro sul mio tendine. Vedete qui già come si muove la fascia con il tool. Su quale principio, di quale principio ci avvaliamo? Con questi tools lavoriamo su un principio che viene chiamato quello delle catene, dei meridiani fasciali di Meyers. Meyers ha descritto diversi meridiani, cioè per classificare la nostra fascia, la divisa, per semplificarla, in diversi meridiani. In modo particolare, quelli che andiamo a valutare sono il meridiano posteriore e il meridiano anteriore. Come vediamo, il meridiano va dai nostri piedi, quindi dal calcagno verso il perone, si ancora alla spina ischiatica, alla tuberosità ischiatica, sale su fino all'occipite e può anche essere crociato. Anteriormente abbiamo lo stesso discorso. Ecco perché restrizioni distali possono, per esempio, dare un problema alla nostra spalla. Che cosa facciamo con i tools associati ad Indiba? Andiamo ovviamente a sbloccare le nostre aderenze miofasciali, quindi andiamo a diciamo, combinare l'azione elasticizzante della nostra tecnologia Indiba, che lavora molto bene sul tessuto fasciale, a uno sblocco meccanico datoci dai tools. Che cosa facciamo quindi? Ripristiniamo l'elasticità del tessuto connettivo, ma anche di quello muscolare, perché immaginate che il muscolo viene rivestito da questo film fasciale, quindi se la fascia è contratta andrà a strozzare all'interno il mio muscolo, a cui non arriverà adeguato sangue. Se io invece vado a dare diciamo, più libertà di movimento al mio muscolo, anche il muscolo si decontrarrà. Aumenterò un po' la temperatura cutanea, farò affluire sangue e aumenterò la stabilità articolare, perché un muscolo che è contratto, un muscolo che sta soffrendo, non dà adeguata stabilità alla mia articolazione. Quindi ridurrò sicuramente il dolore e lo spasmo muscolare. Cosa andiamo a fare in ambito di tendini della spalla? Ritornando al nostro discorso iniziale, sicuramente se il nostro tendine viene costantemente pinzato tra l'omero e l'acromion, sicuramente ci sarà un processo infiammatorio perché costantemente verrà schiacciato. Quindi con la nostra tecnologia Indiba andiamo a ridurre l'infiammazione, a ridurre il gonfiore, a lavorare sullo spasmo articolare, quindi sulla contrattura dei muscoli che tentano di stabilizzare la mia spalla e a lavorare su un recupero della mobilità, perché come vi ho detto, oltre 90 gradi probabilmente se avete una tendinite avrete una restrizione di movimento, avrete dolore. E quindi andiamo a lavorare anche su una stabilità, perché ovviamente a ripristinare le forze muscolari che mi stanno lavorando sulla spalla, di modo che la spalla sia stabile, si muova in maniera opportuna. Quali sono quindi gli effetti in globale sulla mia spalla? Andrò a diminuire il dolore, a rilassare la muscolatura, a rilasciare le restrizioni miofasciali della zona articolare e quindi in definitiva migliorerò la mobilità, recuperando una mobilità congrua. Quali sono le controindicazioni? Le controindicazioni sono le stesse in Diva, associate tuttavia alla tecnica miofasciale, quindi a quella dei tools. Le controindicazioni in Diba sono ovviamente gravidanza, pacemaker, infezioni, quindi infezioni batteriche ed eventualmente disturbi di sensibilità. Tutte le altre controindicazioni invece sono più controindicazioni del tools della fascia, quindi per esempio ferite aperte, miosite ossificante, tumori, patologia per esempio ematiche, quindi emofilia, trombosi, strappi muscolari, impianti artificiali dei vasi. Andiamo a vedere più una parte pratica. Vediamo come la tecnologia Indiba e come la fascia lavora su una spalla. Grazie. Andiamo a scegliere, diciamo, il tools che meglio si adatta alla zona anatomica di nostro interesse. Quindi abbiamo detto che il muscolo di nostro interesse in una tendinopatia del sovraspinoso è questo qui, è questo muscolo che si presenta sopra la scapola e la nostra area algica sarà questa qui, perché il tendine del sovraspinato viene pinzato sotto questo osso qui.
Il tools che meglio si adatta, diciamo, a questa conformazione di spalla probabilmente sarà questo qui, perché è un po' più pratico e mi permette di lavorare meglio su un'area anatomica che non è molto ampia. Quindi vado a mettere la mia placca. La metto qui sotto la coscia, grazie. Alza un pochino il pantalone, grazie. Vado a preparare il tessuto alla reazione. Per desensibilizzarlo e prepararlo al mio trattamento in diva successivo. Dopodiché vado magari ad utilizzare una tecnica più fasciale. Questo lavoro lo faccio sicuramente sulla zona del trapezio, del sovraspinato, ma vado a farlo anche su una zona del sottoscapolare, quindi dei muscoli sottoscapolari che sono molto importanti nella spalla e anche del trapezio inferiore. Quindi faccio la stessa manualità in questa zona qui, così come preparo tutto il mio braccio, quindi lavoro nello stesso modo in preparazione della parte posteriore, della parte anteriore, la parte anteriore della spalla e dopodiché posso trovare dei punti di restrizione che vado a trattare con delle tecniche più puntuali. Quindi sul mio spot di dolore mi posiziono sullo spot di dolore e lavoro sulla restrizione. Oppure lavoro con tecniche attive che mi permettono di recuperare meglio il movimento. Quindi mi pongo per esempio sui muscoli extrarotatori e vado ad eseguire una tecnica di mobilizzazione. Oppure riarticolare. Grazie. Spero con questo video di averti spiegato che cosa può darti un dolore alla spalla e perché utilizzare Indiba Fascia. Se vuoi continuare a seguirci, continua sul canale YouTube Indiba Active.